Manlio Aliotta è uno di quei pochi giovani gelesi che non ha seguito il destino di altri coetanei, andare via dopo la laurea. Il giovane osteopata è un esempio opposto di quanto purtroppo accade nella maggioranza dei casi. Una laurea conseguita tra Catania e Londra e subito dopo offerte di lavoro allettanti, ma molto lontano da casa. Ed invece ha investito nella sua città, ha aperto negli scorsi giorni uno studio privato in via Cicerone e scommette sulla sua gela. Io, dopo il mio percorso universitario, ho deciso di investire qua a Gela perché, diciamo, è la città dove tutti vanno via, ma nessuno punta sul territorio. È un investimento per la mia terra. Spero che comunque il gelese apprezzi questo nuovo centro che dopo tanti sacrifici siamo riusciti a realizzare. È qualcosa che mancava. E spero che il gelese, ripeto, apprezzi quello che è stato fatto. Uno stile di vita sano ed una alimentazione corretta sono fattori fondamentali per il benessere dell'individuo, ma a volte si fa anche confusione tra un osteopata e un fisioterapista. L'osteopata non fa altro che lavorare con le mani senza l'utilizzo di macchinari. Quindi attraverso un'analisi posturale individua qual è il problema e lo migliora, cioè nel senso lo cura attraverso l'utilizzo di manipolazioni e tecniche osteopatiche. Cervicalgia, lombalgia e altre problematiche posturali sono i disturbi maggiormente riscontrati. La maggior parte dei pazienti comunque ha problematiche di lombare, lombalgie e quindi cervicalgia, questo di qua. Nei bambini dobbiamo attenzionare tanto la parte della colonna, della crescita, attraverso la prevenzione. Infatti ho fatto anche lo screening nelle scuole di danza proprio per cercare di vedere come l'andamento, ora successivamente ne farò un altro nei prossimi mesi per vedere come crescono, come la colonna comunque si forma, per evitare problematiche di scoliosi, piede piatto e così via. Proficua anche l'esperienza nel mondo dello sport per Manlio Aliotta, nel Gela in seconda categoria e con la Melfas Gela Basket, oltre ad aver lavorato per il Catania Calcio.